Io voglio fare una cosa, dato che abbiamo Rita, abbiamo la musica davanti a noi, vorrei fare un esperimento con tutti voi di musica. Abbiamo detto prima, tu l'hai seguito dalla classe, che il suono è... intanto le onde sonore sono onde meccaniche, la vibrazione di qualcosa. E tu qui hai questo dono che ti sei portata avanti, che canti, fai i concerti, fai le cose. Ma le corde vocali sono... una cosa meravigliosa, sono due pezzettini così piccoli che sbattono proprio letteralmente una con l'altra tante volte al secondo. Lo vogliamo fare allora un accordo? Attenti, ho bisogno dell'aiuto di tutti, vediamo chi viene fuori. Flavia, seguimi, dammi Gabrielino un fa maggiore. Sì, però aspetta, non mosci. Bel, vivaci, vivaci. Sentiamo questo. Ah, 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 ah. Vediamolo dal punto di vista della fisica, cioè un accordo rock, questa è una triade maggiore. Come funziona dal punto di vista della fisica? Immaginate le vostre corde, seconda parte dell'esperimento. Facciamo con la mano le corde, ok? Vibra, frequenza che cos'è? È un numero di oscillazioni al secondo. Rita ha la nota più alta, perché poi na na na, lei c'ha la più alta. Quindi Rita la frequenza è alta, a me media e a voi è bassa. Te faccio una domanda. La tua mano deve fare sopra e sotto più velocemente di loro o meno velocemente? Più velocemente. Brava, 8 e mezzo. Allora facciamolo, attenta, tu sai, fai la tua nota. Ah no, non mi prendi, prendimi in là. Gabriele, in là, brava Rita, vai là. Io c'ho, tu fai sempre così. E voi invece avete, la frequenza è più bassa. Capite com'è la musica, capite com'è il suono, è una successione di movimenti.